Ma cosa abbiamo visto alla Braglia? Ma cosa abbiamo visto alla Braglia? Clamoroso! Clamoroso! Clamoroso, ragazzi! Non ci credo! Non ci credo a quello che ho appena ammirato, a quello che ho appena visto. Ha segnato Riccardo Gagno direttamente dalla rimessa dal fondo. Dalla rimessa dal fondo. Dalla rimessa dal fondo. Un gol da porta a porta. Un gol pazzesco. Un gol che potrebbe valere la promozione in cadetteria. La promozione in Serie B, l'ambita promozione nella serie cadetta, ha segnato al 91esimo da rimessa dal fondo, da porta a porta, Riccardo Gagno. La Reggiana di Haimo Diana chiama il Modena di Attilio Tesser, risponde in extremis presente. È successo davvero di tutto in questo pomeriggio dedicato alla 36esima giornata del girone B di Serie C, aspettando il duello, il duellismo tra Sudtirol e Padova per quanto riguarda il gruppo A. Domani i biancoscudati ospiteranno allo stadio Euganeo la Gianna Erminio in un match davvero molto complicato che potrebbe anche nascondere tantissime insidie. Abbiamo appena ammirato uno scontro tra la prima della classe Limone e Limolese, penultima in classifica. Domani allo stadio Euganeo, la seconda della classe contro la penultima. Queste partite in Serie C sono davvero molto molto complicate. Non sbaglia invece la Reggiana di Haimo Diana, che dopo tante difficoltà lontano il pubblico amico del Mapei Stadium alla fine riesce ad espugnare, grazie al solito gol di Bomber Zamparo, il campo del Bruno Recchioni di Fermo contro una Fermana che sta giocando per salvarsi. Un pomeriggio dalle mille emozioni, un pomeriggio dalle mille emozioni. Davvero, io sono senza parole. Un gol direttamente da rimessa dal fondo, da porta a porta. Ha segnato il portiere. Ecco, questo è un segnale che alla fine probabilmente il Modena andrà in Serie B e accompagnerà il Bari aspettando il duello vincente. Chi vincerà il duello tra Sudtirol e Padova per quanto riguarda il gruppo A? Quante emozioni! Quante emozioni ci sta regalando questa Serie C in questa annata davvero pazzesca, in questa annata davvero pazzesca, senza parole per quello che abbiamo ammirato da una parte al Braglia e dall'altra al Bruno Recchioni. Io partirei ovviamente dallo stadio Braglia, dove un Modena corace, un Modena con tante idee nel corso del primo tempo sbatte contro la difesa dell'Imolese, ben messa in campo e che si è difesa davvero molto molto bene nel corso del primo tempo, un primo tempo in cui il Modena subito cerca di fare la partita, grande chance per l'ex Ternana e Brescia. Tremolata con il sinistro, illusione del gol per i circa 11.000. 11.000 presenti quest'oggi al Braglia nel derby tutto Emiliano tra Modena ed Imolese. Altra chance per Tremolada con l'asset, con Minesso, Minesso che va a sbattere contro la traversa al quindicesimo. È un monologo canarino, è un monologo gialloblu al Braglia con l'Imolese che è alle corde, non trova la sfera il capitano per Greffi, che però comunque si rifarà nel corso del secondo tempo esattamente al 70esimo con il gol che poi sbloccherà il match allo stadio Braglia. Arriviamo nella parte conclusiva del primo tempo con
un'altra chance per Minesso. Dicevamo della grande chance sprecata da Capitan per Greffi sul cross di Azzi al minuto numero 33. Si fanno vedere anche gli ospiti con due tentativi da parte di Padovan, ben bloccati da un eroico Riccardo Gagno. Nella corsa del secondo tempo il Modena e cambia un po' atteggiamento, tanti errori, sembra davvero un'altra beffa dopo la sconfitta subita nella 35esima giornata contro la Pistoiese, dove comunque la Reggiana non ha sfruttato al meglio questa sconfitta, questo KO, visto il pareggio 2-2 dopo il pareggio all'andata 3-3 al Mapei Stadium contro la Viterbese. Ecco ragazzi, nel corso del secondo tempo, quando sembrava essere destinato ad un pareggio a reti inviolate, la sblocca Capitan per Greffi con una tap-in vincente dopo lo sviluppo di una corner. Il tentativo della Modena, la palla respinta all'interno del cuore dell'area di rigore e per Greffi non perdona, batte Gianmaria Rossi per il gol del vantaggio per la formazione di Attilio Tesser, che esplode per la gioia per il gol trovato all'incirca 20 minuti dalla conclusione. Partita conclusa, ma ragazzi, il signore Tremolada di Monza assegna un calcio di rigore al minuto numero 87 per un contatto sospetto in altra per Greffi, quindi nel bene e nel male il capitano della Modena, un contatto con Belloni dagli 11 metri. Matteo Liviero non sbaglia, batte Gagno per il gol del momentaneo 1-1 fino al minuto numero 92, quando da una rimessa dal fondo un gol da porta a porta, da porta a porta. Cosa ha fatto Riccardo Gagno? Il gol dell'anno che potrebbe valere una promozione storica per la formazione di Attilio Tesser. Dall'altra parte il Bruno Recchioni 2-1, stesso risultato. La Reggiana rimane a meno 4 a 180 minuti dalla conclusione del campionato, con 3 punti al Pietro Barbetti di Gubbio. Il Modena sarebbe in Serie B. Due giornate al termine, con il Modena che andrà a far visita al Gubbio e poi chiuderà il campionato in casa contro il Pontedera. Invece destino opposto, con la Virtus Entella davanti ai propri tifosi al Mapei Stadium, la Reggiana è poi trasferta in quella di Teramo. Un primo tempo in cui la Reggiana ha un grosso possesso palla, però non crea grandi chance, anzi sono gli ospiti a farsi vedere dalle parti di Venturi, con la conclusione di Rodio e poi quella di Marchi sull'assist di Mbaye in contropiede. La Reggiana si rende pericolosa con il tentativo dalla distanza da parte di Rossi, prima chance per la formazione di Aimo Diana al 51esimo sull'asset Rossi, contessa che serve all'interno dell'area di rigore l'ex bianco scudato Igor Radrezza, figlio padovano. Ecco ragazzi, l'ex trequartista bianco scudato prima tenta la conclusione e poi la palla respinta va nei piedi di un altro ex bianco scudato, Eric Lanini, che sbatte sul muro della fermana. Una Lanini davvero sfortunato, che coglie la traversa al minuto numero 59 direttamente dal calcio di punizione. La Reggiana la sblocca grazie ad un eroe di scorta che non riesce a gettare all'esterno dell'area di rigore la sfera, la palla rimane all'interno dell'area di rigore, Zamparo vince il duello 1-1 contro Blondet e in scivolata batte Ginestra per il gol del vantaggio per la Reggiana di Aimo Diana, che raddoppia al minuto numero 65 con il difensore cremonesi direttamente dagli sviluppi di un corner battuto ancora da un decisivo Igor Radrezza. 2-0 al 65esimo, ma la partita comunque non termina, perché la formazione di casa, la fermana, non molla, non muore e ottiene il gol che
e riapre il match all'incirca ai 7 minuti dalla conclusione con il gol di Panitteri per il gol del definitivo, prima momentaneo e poi definitivo 2-1. Quindi ragazzi, la leggenda chiama. Il Modena però risponde ancora una volta presente. Ci pensa in extremis per la formazione di Attilio Tesser il gol dell'anno. Un gol che non abbiamo mai visto. Un gol pazzesco. Un gol direttamente da porta a porta. Un gol direttamente da calcio. Dalla rimessa dal fondo, un gol pazzesco, un gol che potrebbe valere la promozione, il ritorno per la formazione gialloblu, per i canarini in serie cadetta. Ma cosa abbiamo visto allo stadio Braglia? Metto attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.